Ciao! Oggi noi tifosi juventini possiamo dire una cosa. Abbiamo avuto la gioia di dire ho vinto! Nel mese di settembre. 31 agosto, Juve Spezia e poi il mese di settembre. Una minima gioia, che ancora gioia non è, perché in Nations League ai playoff, alla semifinale, non ci siamo se non battiamo l'Ungheria. Però dai, visti i presupposti, ci accontentiamo anche delle becere. Le gioie si spera che possano tornare con questa maglia, che comunque, anche se smetto di parlarne per 4 giorni, darà sempre modo di parlare di sé, perché comunque gli allegri auto sono anche se ti affacci dal balcone. Però ci possiamo parlare di una nazionale che comunque ha risposto a molte critiche, nonostante nei luoghi comuni di molti italiani questa sia nettamente una competizione dove si cerca di dare un contentino a chi non fa il mondiale. Perché tanto ad oggi, anche se l'Italia batte 2, 3, 4, 5 a 0 all'Inghilterra, i rompicoglioni saranno sempre, che ricorderanno che sta vittoria è un po' inutile, è un po' barlocca. Ci giocheremo la partita delle briscole con l'Ungheria, perché chi vince con i tecnici italiani sarà il re dei mongoli. Cioè, tanto sarà questo il pensiero collettivo, non c'è niente da fare. E invece parliamo seriamente di quello che ho visto oggi in campo con l'Inghilterra, squadra dove abbiamo vinto le ultime partite degli ultimi anni. L'Inghilterra ci sta sempre sucando i coglioni, dando il campionato più bello del mondo, però sempre a pesci in faccia, sia quando conta di più, perché contava molto di più negli europei del 2012 con i rigori di Alino Diamanti, che sta per i veri, e poi nell'europeo del 2022 quando più contava buttarla dentro e trattenere per il colletto, visto che quando si dovrà trattenere il colletto Bukayo Saka non ci sarà più Chiellini, ma ci sarà Toloi. Questa è una nazionale che riparte da tante cose che dovrà rifare tutte da capo. Perché Immobile, vuoi o non vuoi, chissà se risceglierà di indossare questa maglia. Sappiamo benissimo quanto peso abbia per lui la maglia azzurra e non quella biancoceleste. Quindi chissà se ha scelto definitivamente di andare. Ed è un problema. Chiellini, in qualche modo, fate una ragione, che adesso ci saranno Acerbi e Toloi. Facciamoci una ragione, perché sarà così. Quindi Toloi, che ad oggi si merita la maglia della nazionale perché se la sta clamorosamente meritando, oggi non sfigura, assolutamente fa la sua signora partita e infatti, guarda caso, è il giocatore che comunque tiene alta la difesa dell'Italia e non sbaglia quasi niente. Poi c'è anche Acerbi, perché alla faccia di Bastoni in questo momento bisogna far giocare quelli che purtroppo emotivamente stanno meglio. Perché poi di fatto qui sono le partite vinte dall'Italia, sono sempre state qua. Una squadra che non ha mai segnato tanto e ha sempre subito poco, con una ricerca spasmodica, ossessiva con questo palleggio di arrivare al gol. Ragazzi, i primi 5 minuti per provare a fare un gol, palla incontro di Marco Scarico, sponda movimento a seguire di Raspadori, Scarico di Scamacca, Barella si inserisce, Di Marco è già a suggerirgli il cambio di fascia. Barella non si sente perché non è al meglio, perché non sta vivendo un momento dove sta sereno di testa, avrà fatto il gol bellissimo contro l'Udinese, però è uno dei peggiori in campo, a mani basse. E Raspadori, che lì davanti deve andare a scalzare quell'Immobile. E quella gerarchia di attaccanti dove dovremo capire chi sarà il punto di riferimento quando tutti saranno bene. Zaniolo, perché sono finiti gli Insigne, i Bernardeschi, e se torneranno chissà. Chissà se si ricorderanno cosa vuol dire giocare una partita importante di calcio. Raspadori continua a far bene in questa nazionale, perché Raspadori fa bene dal momento in cui l'Italia è stata pubblicamente insultata da chiunque si fosse dimenticato che da quando è finita tale Inghilterra l'Italia ha fatto schifo per tutte le partite. Quando poi è arrivata tale Macedonia ci siamo tutti ricordati che da Italia a Spagna, dall'Inghilterra a Macedonia sono passate tipo 8 partite dove non abbiamo fatto niente e l'Italia era la controfigura di se stessa. Una nazione che aveva perso completamente l'umiltà, cosa che l'ha permesso di poter vincere le partite, fino a poi a iniziare questa Nations League che dopo gli schiaffi dell'Argentina e anche dopo gli schiaffi della Germania ci hanno dato possibilità, nel nostro modo, di ottenere risultati, con una sofferenza incredibile contro l'Inghilterra, prestazione solida difensiva dei singoli, di Gatti che vince su tutti, il punto con la Germania, nonostante tutto, chiedo dov'era, al Dallara quella partita abbiamo giocata, la vittoria con l'Ungheria e comunque i 4 punti presi su 6 con l'Inghilterra, che per quanto si possa dire che avranno la testa queste due nazionali al mondiale, a noi ovviamente questa Nations League un minimo di gioia ce la deve dare. Perché poi sai,
Te la tieni, come competizione, se tu ci riesci ad arrivare. Sai, il prossimo anno non ci sarà quando la giocheremo, non so quando la giocheranno la Nations League. Non ci sarà la Francia, credo al 99%, credo sia già matematico. Non ci sarà forse anche la Spagna, squadre che ci hanno eliminato, la finale fu Francia-Spagna. Ci potrà benissimo essere, perché no, l'Olanda. Ci sarà una squadra Ungheria-Italia, ce ne sarà una tra Danimarca e Croazia. Quindi sarà una competizione dove noi dovremo avere la nostra rivincita, perché la rivincita parte sempre dal basso. E non solo quando sul carro ci sono milioni e milioni di italiani aggrappati, no? A vedere le partite, a guardarle, quindi quelle dove siamo tutti riuniti. No, anche da queste partite deve rinascere questa voglia di essere Italia tutti insieme, di ritornare, questi abbracci, questo Bonucci che si prende Toloi e se lo vorrebbe anche portare un po' alla Juve, perché onestamente l'umiltà anche di quel giocatore lì sta nel suo modo di stare in campo. Di Lorenzo, Di Marco, solite sicurezze di questa squadra con le varie assenze che ci sono state, Florenzi e Spinazzola su tutti. Cristante e Jorginho vogliono dire sicurezza, vogliono dire garanzia di qualità lì in mezzo, tanto filtro, tanto muro, tanti palloni recuperati, tanta squadra accompagnata su e spinta, perché eravamo sempre alti e propositivi. Magari sempre lì, siamo su Raspadori. Stessa partita di Napoli-Spezia, per un napoletano che era frustrante vedere Raspadori in campo in quella gara. Poi arriva la pala giusta e si fa gol. E invece qui, Raspadori fa un'altra cosa, fa un'altra cosa, fa un gol della Madonna, perché la pala la controlla da lassù, Bonucci gliela lancia e poi fa quel gol magnifico, pazzesco, dove c'è soltanto da applaudire, perché c'è da applaudire e perché bisogna anche avere noi, nazionale, che valiamo a livello di rosa 4, 5 volte meno di questa Inghilterra, Germania e tante altre nazioni, come la Francia, avere anche questi quiz, queste cose che dal nulla te la risolvono, perché alla lunga sappiamo essere una nazionale molto sprecona, che lavora tanto, che fatica tanto per creare delle palle gol, perché è il modo di giocare a calcio che ci impone di arrivare sotto porta stanchi e distrutti. È un lavoro che parte da tutti i reparti, quello di recuperare la palla il più velocemente possibile, ce l'abbiamo avuta tanto, a parte nel finale dove siamo calati tanto e dovevamo aspettare che passasse il cronometro, perché dall'altra parte ci hanno fatto una grazia gli ungheresi e perché dall'altra parte comunque dovevamo portarla a casa. Questa vittoria che fa morale, fa testa e ci deve portare lì con l'Ungheria, non a giocarci la vittoria dove chi vince potrebbe andare a vincere il torneo di briscola, no, perché, ripeto, l'Italia, da quando non andò al mondiale precedente, ha fatto un lungo percorso di rimonta e di rincorsa per prendersi l'europeo, che partiva anche da come ci arrivavi alle quare, perché il mondiale te lo conquisti vincendo un girone, giocando le partite e non dando mai niente per scontato, con l'umiltà e con il sacrificio, con la presunzione che abbiamo avuto soltanto in quelle gare che ci hanno permesso di distruggere tutto, la nostra, il nostro mondiale con copertina cioccolata e cioccolata calda ci hanno impedito, quindi noi vi malediremo sempre, però almeno per noi che ci siamo sempre a guardare questa nazionale, ricordatevi di noi e speriamo di rivedere sempre questa voglia, di giocare a calcio, perché io basta, basta vedere competizioni da casa, non ce la posso fare. Ci avrà sempre quel retrogusto amaro commentare le partite della nazionale fino a quando non finirà quel mondiale, dove da allora lì comincerà semmai la fase finale di Nations League e la voglia di ricominciare a giocarli questi cazzo di mondiali, perché c'è gente, ripeto, che ha 12 anni e adesso ne ha 20. Quanti? Ne ha 26, hanno visto. Anche di più, forse. No, sono passati 2006, 16 anni, passano altri 20. A 32 anni lo rivedo un ragazzo di 12. Cioè, fa male, e io lo so. Perché comunque 2006 quanti anni avevo? 10, 9, 29 lo rivedrò. C'è sempre da dove fa sto discorso, sta manfrina, e ragazzi, Italia, calcio, e quindi Italia mondiale, no, per noi no, andiamolo a spiegare, che al Canton Ticino lo fanno al mondiale, e noi no, e questa squadra, che è così squadra da poter fare queste cose, che ha questi guizzi, questi bei sorrisi anche di Gnonto che se lo merita, spazio in questa nazionale, ripartiamo da volti nuovi, coraggio di cambiare, le cose non vanno, Mancini un lavoro duro che ha portato a rivisitare la squadra. Oggi mancava Pellegrini, mancavano tanti volti nuovi. La vittoria arriva lo stesso. Con quelli che hai, provi a fare calcio in qualsiasi modo. E questo serve di insegnamento. Di insegnamento. Bella, dai. Grazie per la vittoria, l'unica del mese di settembre.